Bravo Matteo!
Bosacci, Polisportiva Albo Saggia, Michele Boscacci, grande prova, quella del campioncino di casa Albo Saggia. Alle Michi! Grande! Michele Boscacci! Aspettiamo Matteo Germont! Matteo Germont che sulla seconda salita ha messo la freccia e ha staccato la stella dello Cicleb Alta Valtellina. Matteo Germont, francesino del Team Crazy International. Ultimi metri anche per lui, eccolo, passo spinta verso il traguardo. È un applauso davvero meritato anche per il secondo concorrente che tra il numero 5, Matteo Germont. Matteo, bravo! Ipotecato il bronzo di giornata con Robert Antonioli, Team Litraglia. Grande Robert! Ed ecco, sprint per la quarta piazza, davanti a menare le danze c'è Graziano Boscacci e sarà davvero un super sprint con Filippo Bottori. Graziano Boscacci, Graziano Boscacci al comando, Graziano Boscacci, quarta piazza per lui. Una super gara questo Winter Weekend di Crazy Idea, mentre aspettiamo gli altri concorrenti. Due battute con il dominatore di giornata Michele Boscacci. Michele, sei subito partito con un ritmo davvero insostenibile. Ma qui nella pista di fondo sono rimasto un po' indietro, poi appena ho preso la traccia ho visto che stavo abbastanza bene e mi sono messo lì davanti, ho provato. Comunque dopo un anno devo dire che si fa ancora tanta fatica. È la prima gara, tu sei già in gran forma, è molto presto per correre, ma come hai trovato questa manifestazione? Ma io penso che adesso è ancora mese di ottobre, è presto, non si può ancora dire di essere in forma o meno, perché adesso si stanno ancora facendo dei grandi carichi, però devo dire che mi è piaciuto, un percorso abbastanza compatto, tecnico e molto spettacolare. Devo fare un complimento agli organizzatori e a Luca che ha messo in piedi tutto questo cinema. E te lo aspettavi un Graziano così in botta? Ma sapevo che andava forte perché negli allenamenti io vado e sempre lì dietro e sapevo che stava bene. Matteo, ti aspettavi di mettere dietro niente meno che Robert Antonioli? Sì, una buona gara con io, una bellissima giornata. In discesa ti abbiamo visto molto forte, ma anche in salita il passo c'era. No, in discesa tranquillamente anche... Io la salita anche io sì. Ti è piaciuta questa tre giorni in Italia? TikTok, grande weekend, con vita, sport montagna, tutto il mondo. Super. Grazie Matteo Germont. Robert Antonioli, terzo classificato da Re dell'Italia di Forba alla festa dei Pormieri e poi subito dopo questa gara. Qual è stata più dura? È stata più dura ieri sera, la verità. È stata veramente dura, oggi è stata veramente una bella gara, una bella manifestazione. Veramente, veramente bella. Le discese erano stupende. Dobbiamo allenarci un po', perché facciamo troppo fatica per discesa adesso. Quindi adesso mettiamo sotto e anche perché abbiamo visto un Michele Boscacci che già va fortissimo. Sapeva. È sempre formissima dall'inizio di novembre fino alla fine di maggio, l'ultima gara è sempre in forma, quindi è una bella motivazione per allenarsi di più. Alcuni problemi materiali, però una bella vittoria, quindi una stagione che parte nel miglior dei modi, vero? Dicendo. Ma diciamo che di buon auspicio, è stata una bella giornata, divertente e ovviamente come l'inizio stagione i materiali sono ancora un po' tutti da provare, da collaudare, quindi l'inconveniente c'è sempre dietro l'angolo. Come hai trovato questo tracciato qui sulle nevi del Passo dello Stelvio? Onestamente molto, molto bello e molto tecnico, è stato fatto un
un bel lavoro, poi anche le tracce erano perfette. Per essere stato un percorso di 800 metri è stato molto bello, tecnico e ben organizzato. Salini, un bilancio davvero positivo per questa prima edizione del Winter Weekend di Cresidea. Sì, siamo davvero soddisfatti perché la cosa che siamo riusciti a far passare a tutti i concorrenti è che oggi non era una gara, o meglio, la gara c'è stata e un po' di sana competizione fa bene, però era un inizio stagione, era più un'occasione per trovarsi, per far passare un messaggio proprio di inizio della stagione e di una giornata di sport insieme. Quindi c'è tempo, ci sono i prossimi 5 mesi per partecipare alle gare importanti, oggi non lo era e non voleva esserlo. È stato perfetto, è intervenuta molte più persone di quelle che pensassimo e quindi è stato tutto davvero bene. Tutte le premesse quindi per la prima di una lunga serie di edizioni. Beh, di solito quando cominciamo a fare qualcosa in alta valtellina vedo che poi per un po' di anni riusciamo a portare avanti. Il problema è che abbiamo sempre talmente tante idee che ogni tanto smettiamo di fare una cosa e ce ne viene in mente un'altra. E, però sì, di sicuro è incoraggiante la giornata, anzi tutto il weekend, con la partecipazione che abbiamo avuto durante tutto il weekend.